Allora, grazie a tutti e benvenuti a Contrada Difese. Oggi 10 novembre 2019, festa di San Trifone, come ogni anno, il Festival dell'Arte Pirotecnica di Trani. Ringrazia il Comitato Feste Patronali, organizzatore della regina delle feste patronali d'Italia, ovvero la festa di San Trifone, quella ad Elfia, e ci dà la possibilità, come ogni anno, di mettere in mostra la nostra, il nostro evento pirotecnico, che questi anni sta riscuotendo grandissimo successo e grande rilevanza mediatica a livello nazionale e a livello internazionale. Anche quest'anno, anche se la location è un po' diversa, siamo in Contrada Difese, appunto, di Campo Fuochi, e quindi invito tutti coloro i quali magari in questi anni hanno avuto la possibilità di venirci a trovare con lo stand in Piazza Umberto, di passare qui a trovarci per il calendario che abbiamo già pubblicato ed è già in vendita, in distribuzione, il calendario 2020 che ritrae ovviamente gli scatti bellissimi del Festival dell'Arte Pirotecnica Trani 2019 che si è concluso, a cui vorrei fare un applauso a tutti i partecipanti della scorsa edizione, perché ripeto sempre, noi abbiamo una grande macchina organizzativa, però chi fa grande il Festival dell'Arte Pirotecnica di Trani sono i nostri maestri che scegliamo ogni anno e che con sacrificio e dedizione partecipano ogni edizione, dimostrando sempre la loro maggior valenza nel settore pirotecnico a livello nazionale e internazionale. Molti di voi quest'anno avranno già iniziato il Festival dell'Arte Pirotecnica Trani per la sua quinta edizione, quindi una ricorrenza, diciamo, anche se pur giovane e piccola, per la nostra manifestazione, ha voluto cambiare, ha voluto dare un'impronta, un imprinting diverso a quelli che saranno gli spettacoli per il 2020, ovvero spettacoli realizzati da soli produttori. Questo ovviamente senza nulla togliere a chi in questi anni ha partecipato a Trani, come la Rosa International Fireworks, a cui voglio fare un applauso per i grandi spettacoli che hanno realizzato a Trani, che magari comprano e allestiscono spettacoli grandiosi. Però quest'anno abbiamo chiesto qualcosa di particolare, qualcosina in più, quella qualità in più, quel quid in più che da fuochi d'artificio, ruota panoramica ed aria food. In più ci sono tante altre attrattive che sul porto di Trani sviluppano un'affluenza di 100.000 persone che quest'anno ci ha dato la possibilità di finire anche la ribalta dei TG nazionali, di cui sinceramente con tutto il lavoro che facciamo e con tutto il lavoro che i nostri maestri pirotecnici fanno, credo che sia il giusto, un piccolo giusto riconoscimento per dare dignità a quest'arte pirotecnica vera, perché quella è la missione del Festival dell'Arte Pirotecnica, è valorizzare l'arte pirotecnica. Quest'anno abbiamo incrementato il numero degli spettacoli, quindi parliamo di 7 spettacoli anziché 6, di cui 5 in gara e 2 fuori, ovvero abbiamo il Final Show e lo Special Show, che a cui abbiamo assistito per la prima volta l'anno scorso, il Final Show è a cura della ditta del maestro pirotecnico che ha vinto l'edizione precedente e che torna l'anno successivo con il premio e con la possibilità di realizzare lo spettacolo sul molo da solo, un grandioso spettacolo finale di chiusura del festival. Lo Special Show è il fuoco diurno, aiuto l'acqua, siamo fortunati, è il fuoco diurno invece che l'anno scorso abbiamo inserito per la prima volta a Trani e che ha avuto un grandissimo successo, un riscontro di pubblico, gradimento altissimo anche per Trani che non aveva mai assistito a uno spettacolo pirotecnico diurno vero. Yeah.
Allora, niente, quindi stavo dicendo il discorso solo produttori. Solo produttori perché? Perché solo i produttori sono in grado di poter studiare degli spettacoli ad hoc. Sono in grado di poter rivoluzionare quello che siamo stati sempre fino abituati ad oggi a vedere, quindi inventarsi delle nuove aperture, delle nuove chiusure, dei nuovi stucchi, dei nuovi sfondi, impostare il materiale in maniera nuova. Vorremmo vedere, vedremo sul modo di trarre il materiale spolettato. Siamo abituati all'altissima tecnologia, ma l'andremo a coniugare anche con la tradizione, ovvero con l'arte pirotecnica, quindi vedremo del materiale spolettato, con le tempistiche, con tutto quello che è, che sono le peculiarità dell'arte pirotecnica di Trani. E niente, quindi io direi di poter cominciare con la presentazione dei nostri grandi pirotecnici che partecipano all'edizione 2020. Apriremo il festival il giovedì, l'anno scorso abbiamo fatto una dimostrazione di sfere calibro 400. Quest'anno invece avremo uno spettacolo vero e proprio, il primo grande spettacolo del festival, e sarà realizzato dal Di Matteo, Luigi Di Matteo Fireworks Event, a cui voglio fare un applauso. Realizzato appunto da Luigi Antimo e Gennaro Di Matteo, che qui non sono presenti perché Luigi non è stato bene, quindi non è potuto intervenire alla presentazione, a cui rivolgiamo un grande e caloroso saluto. Torna per il terzo anno a Trani e come da blasone Di Matteo dovrebbe rappresentare una garanzia nella produzione del materiale. Ah, ho dimenticato una cosa importantissima, la dirò alla fine, che magari è la chicca. Quindi praticamente giovedì 18 apre il Festival dell'Arte Pirotecnica Luigi Di Matteo Fireworks Events. Passiamo al venerdì. Il venerdì avremo due spettacoli con due new entry. Una campana che voglio subito presentare, purtroppo si è un po' svelata con una fotografia sui social che ha riscosso veramente grandissimo successo e che mi lusinga veramente per la scelta, perché sicuramente ci farà vedere tantissimo materiale nuovo, innovativo, perché tra virgolette lo definisco un sognatore dell'arte pirotecnica, e sto parlando di Carmine Ruocco, che invito qui a venire qui a Trani. Grazie Carmine, ci farà un immenso piacere avere lui come produttore del Festival dell'Arte Pirotecnica, ripeto, solo produttori. E Carmine credo che sia un emblema di questo target, perché come siamo stati abituati a vedere in questi anni, credo che la sua arte sia ineguagliabile, ha delle inventive, lo chiamo appunto un po' il poeta, no? Il sognatore dell'arte pirotecnica, perché ci realizza quelle cose inaspettate che non ti aspetti, e quindi secondo me per Trani 2020 sposa appieno quello che saranno i nostri canoni. Carmine, che ci vuoi dire qualcosa per Trani? Sì, è stato un piacere essere stato invitato per Trani. Grazie. E mi impegnerò il più possibile. Quindi sicuramente Carmine non deluderà le aspettative di tutti coloro i quali ci hanno già scritto, soprattutto olandesi e tedeschi che hanno scritto wow Rocco, is big Rocco. Quindi sicuramente Carmine darà dimostrazione di poter presenziare sulla piazza pirotecnica di Trani, sul molo di 150 metri, realizzando il suo materiale, quello che sa fare, perché noi chiediamo ai pirotecnici, ai soli produttori, di portare quello che loro sanno fare, la loro specialità. Non vedremo più spettacoli uguali, ma saremo in grado di riconoscere, a prescindere dalla scaletta, chi sta sparando, perché la missione del Festival 2020 è questa: ridare identità alla pirotecnica, ognuno con la sua mano, ognuno con la sua peculiarità. Bello rosso, bello giallo, vedremo questo, vedremo la mano di ognuno. Ti ringrazio Carmine, grazie per essere stato qui a noi. Bene, quindi poi questa è la prima novità. Passiamo alla seconda, al secondo spettacolo del venerdì, che riguarda la scuola pirotecnica siciliana. E qui avremo un'altra novità. Un po' una staffetta, no? Molti vi diranno, ah, forse è la stessa cosa. No, siamo scesi addirittura anche in fabbrica, anche in Sicilia, giù a Bagheria per visionare la fabbrica, e parlo di Maurizio e Giuseppe La Rosa, quindi Pirolandia Firework. Quindi avremo un bel duetto composto venerdì da tradizione contro spettacolo, e ne vedremo delle belle, perché vedremo del materiale lavorato esclusivamente da Maurizio e Giuseppe La Rosa,
allestito con uno spettacolo che siamo abituati a, come conosciamo, no? Con tantissime sequenze, giochi di monogetti e quant'altro, che è la loro particolarità. Quindi anche un'altra ditta importante al Festival dell'Arte Pirotecnica, che darà appunto, secondo me, un grandissimo valore. Questa sfida è un'apertura, assieme a quella di Luigi, già grandiosa. E sicuramente ne vedremo delle belle. Quindi la Scuola Pirotecnica Siciliana quest'anno è rappresentata da Maurizio e Giuseppe La Rosa. Quindi Pirolandia Firox, a cui faccio un applauso e un saluto. Adesso passiamo al sabato. L'anno scorso il sabato abbiamo avuto qualche problemino, siamo rimasti orfani di uno spettacolo. Quest'anno sicuramente, sono cose che capitano, vabbè. Sicuramente quest'anno non avremo di questi problemi. Abbiamo altre due grandissime aziende, sempre produttori, sempre esclusivamente produttori, perché chiediamo qualcosa che sia veramente fatto dalla A alla Z, dai nostri maestri dell'arte pirotecnica. E voglio cominciare con ormai, diciamo, dei padroni di casa, diciamo così. Sono la loro quarta edizione, saranno la loro quarta edizione al festival. L'anno scorso si sono cimentati con un grandissimo spettacolo diurno che ha lasciato tutti a bocca aperta e ha stupito la piazza di Trani, sono stati capaci di far innamorare il pubblico di Trani degli spettacoli diurni con lo special show Sogno a Colori. Invece quest'anno tornano di sera in gara, si vogliono rimettere in gara per dare dimostrazione del loro valore, della loro arte. E sto parlando della Senatore Fireworks, la Carmen Pirrini, Vincenzo, Carmen, allora io qua, loro ci sono tutti, sono qua presenti ad Adelphia, stanno lavorando da due giorni. Con loro ormai, come con tutti gli amici del festival, si è creato questo bellissimo rapporto. E guai a non chiamarli al festival, ci tengono da tantissimo come ci teniamo noi, e quest'anno secondo me andremo ancora di più ad accentuare il valore del loro lavoro, perché con la sola produzione, con il materiale prodotto esclusivamente da loro, nella loro fabbrica, vedremo sicuramente uno spettacolo grandioso serale, abituati a colpi di scena, perché Vincenzo ogni anno si inventa di tutto, e questo è quello che vogliamo. Creatività, l'arte pirotecnica, i nostri spettacoli in questi anni si sono appiattiti, sono più o meno sempre gli stessi. Invece noi vogliamo creatività, vogliamo cose nuove, e loro sicuramente sono, e lo stiamo vedendo su tantissime piazze d'Italia, un'azienda che sicuramente porta novità coniugata alla tradizione. Quindi Senatore Fireworks il sabato a Trani per un grandioso spettacolo serale. Sempre grazie. Un applauso, un grande applauso. Facciamo parlare i fuochi, anche perché tra poco loro dovranno. Sono impegnati quest'oggi qui ad Adelphia. Bene, nel sabato anche abbiamo un'altra novità. Abituati a conoscere un po' come l'orologio della pirotecnica, la precisione, nei suoi spettacoli il materiale è sempre eccellentissimo, perfetto, ha una tempistica incredibile e niente, voglio dirvi che insomma è un grandissimo onore per me, dopo 4 anni riusciamo a sposarci con Giovanni Pannella, con la ditta Pannella che sarà presente a Trani per la quinta edizione del festival, come ovviamente noto come uno dei più grandi produttori di materiale pirotecnico italiano, di più grandi spettacoli pirotecnici italiani impostati secondo la tradizione Pannella, e vedremo la mano Pannella in tutti gli artifici che realizzeremo e nello spettacolo che loro penseranno per Trani, che hanno pensato per Trani. Gio, che ci vuoi dire, qualche cosa? Ti ringrazio per avermi chiamato e per l'impegno che metti nell'organizzare questa celebrazione. Un applauso Giovanni. Quindi abbiamo a questo punto la cinquina della gara, che è composta da Pannella Giovanni, la ditta Pannella, Senatore Fireworks, Maurizio Giuseppe La Rosa, Ruocco Carmine e Luigi Di Matteo Fireworks per il giovedì. Questa è la cinquina del Festival dell'Arte Pirotecnica in gara 2020. Adesso passiamo alla presentazione dei due special show, il final show e lo special show. Il final show ovviamente è assegnato alla ditta che l'anno scorso ha fatto un grandissimo spettacolo a Trani e che quest'anno si sta impegnando tantissimo nel discorso produzione.
e sono dei ragazzi che l'anno scorso hanno dato grande successo a Trani, hanno dato dimostrazione di poter allestire grandiosi spettacoli, e quest'anno si impegneranno appunto con loro produzione e allestire uno spettacolo veramente innovativo. Parlo della Pepe Firework, vincitori dell'edizione 2019 del festival, e che siamo onoratissimi di ospitare nuovamente a Trani per un grandioso spettacolo. Sarà veramente un final show con tutto quello che ci si può aspettare da un final show, grandioso finale. Giusto, Francesco? Anche loro oggi sono impegnati qui per preparare lo spettacolo pirotecnico di uno che vedremo tra poco. E dopodiché per Trani avranno tutto il tempo per preparare veramente uno spettacolo che ci lascerà a bocca aperta. Sarà una chiusura del festival, non voglio dire il più bello, ma sicuramente quello che darà maggior novità. Segnerà una marcatura netta tra quello che è stato fino ad oggi l'arte pirotecnica e quello che sarà l'arte pirotecnica. Quindi un caloroso applauso. Bene, adesso non resta che lo special show che l'anno scorso abbiamo denominato Sogno a Colori e che anche quest'anno si chiamerà Sogno a Colori. Ho visto un po' in giro un po' di nomi, Dream of Colors, ho visto un po' di tutto quest'anno. Però sono certo che l'edizione 2020 riserverà al mondo dell'arte pirotecnica uno spettacolo diurno con un ritorno davvero prestigioso per uno spettacolo diurno realizzato da la Puglia Events, i David dei fratelli del Vicario, Giacomo del Vicario, che invito qua a venire. Che dal 2016, se non vedo male, dal 2016, che se non erro, che dal 2016 non vediamo impegnati in uno spettacolo aereo diurno. Quindi sicuramente siamo stati abituati anche in questa bellissima piazza di Adelphi a vedere grandiosi spettacoli realizzati dalla pirotecnica, dalla Puglia Events, che in questi anni, voglio dire, ha sempre dato grandissime soddisfazioni e garanzie di spettacoli incredibili a qualsiasi tipo di livello. Quest'anno sogneremo a colori del Vicario. Speriamo. Sicuramente faranno un grandioso spettacolo pirotecnico di turno e farà sì che tantissimi appassionati della tecnica potranno ammirare i loro artifici in una sparata diurna, assieme a quello che sarà uno spettacolo coreografico che non dimenticheremo mai più, questo ve lo garantisco. Sarà un quadro, un continuo quadro dipinto tra tecnica e colori. Sottificare, vuol dire qualcosa? Quindi grazie, quindi il settimo partecipante al Festival dell'Arte Pirotecnica Trani 2020 è la Puglia Events e i fratelli del Vicario. Vi ringrazio. Bene, adesso passiamo alla chicca conclusiva. Essendo questo il Festival dell'Arte Pirotecnica dedicato ai soli produttori, tutto il materiale realizzato dai produttori per il Festival dell'Arte Pirotecnica sarà riconoscibile ed è un unicum un unicum, diciamo, per quanto riguarda gli allestimenti di spettacoli pirotecnici, ovvero il Festival dell'Arte Pirotecnica produrrà una targhetta dove ci sarà scritto Made for Festival dell'Arte Pirotecnica Trani e tutto il materiale prodotto dai pirotecnici sarà marchiato e numerato con queste marchette quindi sarà identificativo esclusivo del Festival dell'Arte Pirotecnica, a suggellare quella che sarà l'unicità del materiale, l'unicità degli spettacoli, l'unicità di quello che vedremo, perché Festival dell'Arte Pirotecnica Trani 2020 solo produttori sarà garanzia di unicità ed altissima qualità. Che dire? Vi ringrazio per la vostra calorosa partecipazione. Ogni anno inventiamo qualcosa di nuovo, ogni anno cerchiamo di stupirvi.
sicuramente il 2020 sarà un anno di lustro per tutti. Quindi vi ringrazio e vi invito a Trani, vi aspetto a Trani dal 18 al 22 giugno per godere di un'arte pirotecnica incredibile. Grazie!